Ben trovati a Notizie di Prato TG. E allora, zero nuovi contagi a Prato e provincia. Nel bollettino della regione delle ultime 24 ore era da tantissimo tempo che non accadeva, un dato confortante. Purtroppo però dobbiamo segnalare anche un decesso, si tratta di una donna di 78 anni di Montemurlo, ricoverata a inizio marzo all'ospedale Santo Stefano. Facciamo il punto nel servizio di Claudio Vannacci. Zero nuovi contagi a Prato, appena 32 in Toscana. Un bilancio estremamente roseo, quello diffuso dalla regione nel suo bollettino di oggi, funestato solo dal decesso di una donna di 78 anni di Montemurlo, Franca Volpi, anche se tutti la conoscevano come Carla, che è la terza montemurlese ad andarsene a causa del coronavirus. La donna è la vittima numero 40 in provincia di Prato, mentre in Toscana sono in totale 790 le persone che hanno perso la vita. Franca Volpi aveva 78 anni e da oltre 50 anni viveva a Montemurlo in via Scarpettini, dove si era trasferita per amore dopo il matrimonio con il suo Lando, l'amato marito, scomparso 6 anni fa. A livello regionale i nuovi casi sono appena lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono invece del 4,4% e raggiungono quota 2.401. I test analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 2.434, un numero inferiore alla media delle ultime settimane, che sicuramente ha influito sul basso numero di casi. Questo per lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l'ASL Toscana Centro. In attesa del bollettino dell'ASL, che viene divulgato in serata con tempistiche e modalità di conteggio diverse, si deve comunque registrare per la prima volta lo zero alla voce dei nuovi tamponi positivi a Prato e provincia, una cosa che non capitava da molto tempo. Si riducono ancora le persone ricoverate in Toscana nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 825, 10 in meno di ieri, di cui 154 in terapia intensiva, con 4 pazienti meno rispetto a ieri. E ora l'economia, con la bella notizia arrivata ieri: il distretto tessile, soprattutto quella parte evocata all'export, può ripartire già da oggi. Questa è l'interpretazione che è stata data dal governo sulle attività strategiche, e la comunicazione è stata data poi ai prefetti per attuarla. E allora sentiamo le reazioni raccolte da Alessandra Grati. La conferma che gran parte della filiera produttiva del distretto tessile da oggi potesse riprendere la produzione in anticipo rispetto alla data nazionale del 4 maggio è arrivata ieri in tarda serata. È stato un fine settimana molto impegnativo, poi c'era anche il 25 aprile come festa nazionale, però abbiamo lavorato su vari fronti e già da tempo lavoravamo sul fronte nazionale tramite Confindustria Nazionale, quindi per la riapertura soprattutto per il manifatturiero legato all'export, e anche a livello regionale per l'ordinanza regionale, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per anche la tutela delle merci che sono state lavorate in parte durante i giorni prima della chiusura. Quindi diciamo il risultato è stato positivo, anche se ancora è parziale, perché non abbiamo una totale riapertura per le nostre imprese, ma almeno molte delle nostre imprese possono riaprire o perché orientate all'export o perché hanno messo in sicurezza la merce e i prodotti all'interno delle proprie lavorazioni. Una ripresa anticipata che dovrà seguire delle precise regole di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio, non solo all'interno delle imprese ma anche nel distretto. Le indicazioni da seguire sono nel protocollo firmato da Confindustria, artigiani e sindacati. Sono stati fatti dei passi in avanti significativi. Come ci siamo arrivati importa poco, nel senso l'importante è essere giunti all'obiettivo, che è quello di ridare un segnale che il distretto tessile pratese ha riacceso le macchine, rinizia a parlare con i clienti e con i fornitori, torna a dire ai mercati siamo pronti a ripartire e a tornare ad essere in poche settimane quello che eravamo fino a qualche tempo fa, cioè il più grande distretto tessile d'Europa. Credo che sia una bella soddisfazione. È stato faticoso, un po' troppo farraginoso probabilmente, ma insomma alla fine guardiamo al risultato e siamo soddisfatti. E allora vediamolo questo primo giorno in fabbrica dopo tanto tempo, tra misure di sicurezza da rispettare e tanta voglia di ricominciare. Ancora grati.
A ufficializzare la riapertura del distretto tessile sono le bandiere dell'Europa e dell'Italia che sono tornate a sventolare davanti alla sede di Confindustria Toscana Nord. Un po' come tornare dopo le vacanze, tornare a scuola dopo le vacanze quando uno ha voglia di tornare a scuola, perché per noi il lavoro è fondamentale nella nostra cultura anche della nostra città. Per il distretto di Prato le aziende devono essere aperte perché ci permette di ripartire con calma, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza, però ci permette di ricominciare a rilasciare i rapporti con i nostri clienti. Da questa mattina gli imprenditori sono in azienda per organizzare il lavoro. Chi ha potuto si è preparato prima, noi l'abbiamo fatto, quindi siamo potuti ripartire, diciamo, al 70% dell'efficienza, domattina sarà il 100%. È che rimettere in moto una macchina produttiva industriale è difficile. Dopo un mese di fermo è difficile. Intanto si registra un calo degli ordini che raggiunge anche il 40% rispetto allo scorso anno. La prima cosa che ci aspettiamo è che i nostri clienti non abbiano subito annullamenti degli ordini già esistenti. E speriamo che, diciamo, non ci abbandonino, perché io la vedo molto difficile questa ripartenza. Primo giorno di lavoro anche alla ritorcitura Vignolini. Questo materiale che è fermo ormai da un mese rischia di deperirsi se non lo lavoriamo, si asciuga, perde quelle che sono le sostanze che gli diamo prima di essere filati, per cui è necessario e opportuno terminare questa lavorazione per mettere in sicurezza il materiale e il prodotto. Dall'entusiasmo del distretto alla rabbia invece di chi è rimasto a bocca asciutta da questa fase 2, parliamo di bar, ristoranti e parrucchieri estetisti, e in particolare i bar e ristoranti, alcuni del centro storico hanno dato vita a una protesta pacifica questa mattina, ma vediamo nei dettagli. Fatti concreti, aprire per morire, no grazie, hashtag tutti uniti, è quanto scritto su un lenzuolo appeso sulle vetrine di alcuni bar ristoranti del centro storico di Prato, una forma di protesta contro la decisione del governo di far riaprire questo tipo di attività non prima del 1° giugno e anche contro le misure di sicurezza che sono difficilissime da attuare per buona parte dei locali del centro a causa di spazi interni ridotti. Al momento la contestazione è pacifica ma d'impatto è stata attuata dal ristorante Le Barricche di Corso Mazzoni, bar Coppini in Piazza Duomo e bar pasticceria Praline di via Garibaldi. Siamo in ginocchio, non abbiamo gli strumenti e le possibilità proprio per ripartire a lavorare comunque. Altri iniziano a scaldare i muscoli preparando cibo da asporto ma senza illusioni. Oggi ho aperto, diciamo, per cominciare e che mi è piaciuto molto di più l'idea di poter prendere un po' di sole oggi. Renzo Bellandi del Megabon in via Serlapo Mazzei inizia da stasera con il take away, qualche prenotazione già arrivata e grazie all'ordinanza del sindaco è stato rimosso il divieto di vendita delle bevande imposto dalla regione. A preoccupare semmai è la riapertura con le attuali regole sulle distanze. La ristorazione è convivialità e questo è un primo problema di sicuro. Io chiedo, l'abbiamo chiesto anche come FIEPET e Confesercenti, all'amministrazione comunale di aumentare gli spazi all'aperto. Niente cibo da asporto al caffè del centro, che preferisce lavorare su prenotazione con gli uffici in modo da contenere le spese. La preoccupazione resta per la riapertura con le limitazioni su spazi e ingressi. Sì, non vediamo l'ora, però è chiaro che aprire con certe limitazioni è un po' un problema, perché se lavori un decimo di quello del normale, e chiaramente va in difficoltà perché le spese sono sempre le solite. Oltre 280.000 mascherine, sia chirurgiche sia FP2, e 180 kit sierologici rapidi, tutti privi di marchio CE, senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità sanitarie, sono state sequestrate in via amministrativa dai carabinieri del NAS di Firenze in un'azienda tessile di via Toscana, la 7 agosto Moda, intestata a proprietari cinesi. E proprio dalla Cina arrivava l'ingente quantitativo di dispositivi di protezione e dispositivi medici importati
senza nessuna tracciabilità per poi essere commercializzati sul territorio nazionale. Il blitz dei carabinieri del NAS è scattato stamani quando i militari si sono presentati nei locali dell'azienda di Via Toscana dove era stata stoccata tutta la merce. L'indagine ha preso le mosse dopo un intervento del NAS di Livorno che aveva trovato le mascherine illegali in vendita in una farmacia del Grossetano. Risalendo i vari canali della filiera, i carabinieri sono arrivati in Via Toscana a Prato. E un'altra notizia di cronaca, un giovane ha rubato l'identità a un infermiere del Bolognese perché desiderava fare il volontario del 118 e quindi si è presentato alla pubblica assistenza con il nome di un altro, poi il suo atteggiamento e una serie di ricerche lo hanno smascherato e risulta anche che abbia rubato la carta di credito a uno dei volontari. Quindi non solo furto d'identità. Sentiamo. Si era finto infermiere professionista rubando l'identità di un giovane bolognese e grazie a questo trucco era stato inserito nell'organico dei volontari temporanei della pubblica assistenza dove potrebbe aver messo a segno alcuni furti tra i quali quello della carta di credito di un altro volontario. Per questo motivo la pubblica assistenza ha presentato un esposto contro il falso infermiere, un giovane di origine magrebina nato a Agrigento che un paio di settimane fa si era presentato al sodalizio di via San Jacopo dichiarando anche di essere un ex consigliere regionale ANPAS in Lazio. Grazie a questa documentazione il giovane era stato inserito nell'organico come osservatore di primo livello. Il suo comportamento invadente, non di rado polemico, aveva insospettito i militi, poi si è aggiunta qualche carenza nella documentazione presentata che ha fatto partire un'indagine interna. Queste piccole ma anche importanti segnalazioni o difficoltà che si trovavano nel quotidiano con questa persona hanno fatto scattare i campanelli d'allarme. Il 25 aprile è la svolta quando il ragazzo ha postato alcune foto su Facebook sulla sua attività di volontariato. Il giovane dell'Emilia Romagna, per cui il nordafricano si è spacciato e che lo conosceva bene, ha subito capito cosa stava accadendo e ha avvertito la pubblica assistenza. Il cerchio quindi si è chiuso. Di qui la richiesta di intervento alla polizia che ha convocato alla sede centrale dell'Avvenire il giovane bolognese che ha subito il furto di identità contestualmente alla presenza del presunto usurpatore. Purtroppo si è giustificato male, nel senso si è giustificato dicendoci che lui ha come sogno fare l'infermiere del 118, il volontario dell'ambulanza, ma purtroppo spesso i giovani non riescono ad attendere i percorsi naturali ma vogliono tutto e subito. Quindi questo ragazzo probabilmente ha voluto tutto e subito e nel modo più sbagliato possibile. È poi risultato che a un volontario della sezione della Querci, dove il giovane magrebino si era recato come osservatore, è stata rubata la carta di credito, che è stata utilizzata per acquisti online per un valore di 600 euro. Anche in questo caso è stata sporta denuncia ed è in corso un'indagine della polizia. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.